Ciao, sono Rebecca di Teatro per Tutti e oggi ti parlerò di Monologhi della vagina di Eve Ensler. I monologhi della vagina sono il più grande successo teatrale e letterario della scrittrice e drammaturga Eve Ensler. Quest'opera è davvero originale e affascinante perché è un testo in cui a parlare non sono propriamente le donne, ma la loro parte anatomica più taciuta al mondo, la vagina. È proprio attraverso l'organo riproduttivo femminile che Eve Ensler porta avanti con ironia e passione la sua critica e condanna verso una società che molto spesso mette a tacere e fa violenza contro le donne. La prima edizione di questo testo teatrale risale al 1996, ma la sua gestazione fu davvero lunga e iniziò nei primi anni 90. L'autrice raccolse una serie di interviste fatte a donne di ogni età, etnia e condizione sociale, da cui poi ha realizzato i monologhi che puoi leggere nella raccolta. La primissima messa in scena di Monologhi della vagina avvenne nel seminterrato del Cornelia Street Café, un locale del famoso quartiere newyorkese Greenwich Village. Da allora il successo di Monologhi della vagina è inarrestabile, tanto che ancora oggi viene rappresentato nei teatri di tutto il mondo. Nel corso del tempo la raccolta si è arricchita di nuovi monologhi e pezzi teatrali, che non esplorano solo il ruolo della donna, ma anche tutte quelle categorie ad oggi emarginate dalla società o soggette a violenze e discriminazioni, come ad esempio i bambini e gli omosessuali. Per capire meglio come mai ad un certo punto della sua vita l'autrice abbia sentito la necessità di scrivere questo testo così prezioso e importante, è bene sapere qualcosa della sua vita. Eve Ensler è nata a New York nel maggio del 1953. Seconda di tre figli, durante la sua infanzia ha subito ripetute violenze sessuali da parte di suo padre, grazie anche alla taciuta e colpevole tolleranza di sua madre. Un'esperienza devastante che ne fa una ragazza complicata, con una vita fatta di eccessi e relazioni sregolate con uomini violenti. Contemporaneamente però abbraccia svariate cause femministe nel tentativo di contrastare il brutto fenomeno della violenza contro le donne. Poi, aiutata dall'ex marito, riesce a prendersi cura di se stessa e a disintossicarsi. Inizia per Eve Ensler un periodo di rinascita, che la porterà a diventare la grande scrittrice e attivista che è oggi. Il monologo della vagina è un testo dalla lettura non sempre facile. I vari pezzi teatrali che l'autrice ha raccolto ti presentano davanti agli occhi una realtà cruda e violenta, senza alcun filtro. Nei vari monologhi vengono raccontati soprusi e violenze che donne, bambini, omosessuali e tantissime altre persone subiscono in ogni angolo della terra. Una volta finito di leggere questo libro, imparerai a pretendere rispetto per te stesso e per gli altri. Sono dell'idea che Monologhi della vagina sia un testo che debba essere letto da tutti, uomini e donne. È un libro che apre gli occhi sulla realtà che ci circonda, che permette di prendere piena coscienza di se stessi e di quanta ingiustizia ci sia ancora nel mondo, e che ti fa capire quanto sia importante la lotta portata avanti dal femminismo. Se sei interessato a questo libro, qui sotto ti lascio il link alla recensione completa e il link a Amazon per acquistare i Monologhi della vagina. Se ti è piaciuta questa video recensione, condividila con i tuoi amici e iscriviti al canale di Teatro per Tutti per non perderti nessun altro video. Alla prossima!